Lettori Blog Sicilia, ci troviamo all'altezza di Villa Grazia, nei pressi del Ponte Corleone a Palermo, per documentarvi quella che è l'ennesima, l'ultima in ordine cronologico, mossa del Comune di Palermo per cercare di lenire gli effetti del traffico all'interno del capoluogo siciliano, ma non solo. In pratica, con l'ultima ordinanza dell'Ufficio Mobilità, è stato aperto lo svincolo all'altezza di Villa Grazia, poco prima del sottopasso di via Emily Balk, per capirci in linea d'aria, un'apertura che permetterà alle auto in transito su Viale Regione Siciliana di poter accedere, diciamo, al Ponte Corleone, diciamo, entrando da questo ingresso. La strada, la bretella laterale, quella che abbiamo conosciuto come bretella laterale, rimarrà a doppio senso di marcia, come potete vedere anche dalla segnaletica stradale, per permettere alle attività commerciali o comunque ai residenti della zona di poter uscire comunque da Viale Regione attraverso lo stesso svincolo oppure attraverso via Villa Grazia. Purtroppo gli effetti sul traffico cittadino non sono ancora manifesti, nel senso che purtroppo, come vedete dalle immagini, il traffico sul raccordo rimane terrificante. Una mossa che in teoria ha come obiettivo quello di lenire il traffico, l'afflusso di mezzi a livello della terza circoscrizione, quindi all'interno del quartiere Villa Grazia, della Guadagna, del quartiere Oreto Stazione, ma non so fino a che punto sinceramente stia funzionando. Ed eccola qui l'apertura. È stato aperto un varco a livello dei guardrail che erano presenti qui, dove le auto possono trovare ingresso e quindi rientrare su Viale Regione Siciliana, qualora appunto i mezzi arrivassero, diciamo, da Borgo Livia o comunque da quelle, dalle strade della terza circoscrizione. Un'apertura che comunque, come vedete, ve ne potete anche rendere conto, non ha questo grandissimo afflusso di mezzi, ma che potrebbe comunque dare un po' di ossigeno alle auto che prima utilizzavano lo svincolo della bretella laterale che ora vi mostriamo nelle immagini. Ed eccolo qui il motivo del contendere. In direzione Trapani, ma ovviamente sapete bene che vi è la stessa cosa in direzione Catania. Questa strettoia che è stata imposta dalla relazione, è stata chiesta dalla relazione della Icaro Progetti per cercare di lenire gli effetti, diciamo, le carenze strutturali, le attuali carenze strutturali del Ponte Corleone, riducendo il traffico a una sola corsia spostata verso il centro della strada. Come vedete, Viale Regione si trasforma improvvisamente da tre corsie a una sola corsia. Ecco qui i New Jersey che sono stati posizionati circa un mese fa, che appunto portano il traffico a stringersi e ad incanalarsi tutto su una sola carreggiata. E qui c'è quello che una volta era lo svincolo di Viale Regione Siciliana, l'ultimo svincolo in ingresso in direzione Trapani, quello che capisci che è stato sbarrato con i New Jersey. Eccoli qui nelle immagini. Qui sostanzialmente è dove si è verificato lo spiacevole episodio, proprio all'inizio dell'ordinanza, di alcune auto che passavano e transitavano sul marciapiede. Come vedete qui, prima erano stati apposti dei nastri, ora è stato apposto letteralmente un cartello per impedire qualunque genere di ingresso. Sottolineiamo anche le condizioni del marciapiede, che è completamente, diciamo, dissestato, ma quello che volevamo farvi vedere, diciamo, di questa zona è che ancora questo varco sostanzialmente non è stato ancora messo in sicurezza. Qui il guardrail è completamente abbattuto, forse in condizioni peggiori rispetto a prima, ma noi ve lo facciamo vedere per una questione anche di informazione, diciamo che scavalcando qui fondamentalmente, come vedete, c'è il vuoto. A 2 metri da questo guardrail c'è il vuoto e ancora non è stato messo in sicurezza. Questo è il Ponte Corleone. Qui c'è la vallata dove c'è il fiume Oreto. Lì potete vedere le strade dove sono scesi i tecnici della Icaro per andare a effettuare i saggi insieme ai tecnici e laboratori riuniti che eseguite i carotaggi. E qui c'è il guardrail. Qui siamo sul Ponte Corleone, come potete vedere dalle immagini, e qui permane, diciamo, permangono i problemi alla ringhiera laterale, al parapetto laterale, dove ancora c'è questa presenza di corde a tenere, diciamo, le ringhiere esterne che sono ammalorate. Questo credo che farà parte sicuramente dei lavori di ristrutturazione dell'area, dove peraltro si continua a registrare, non so se si vedono dalle immagini, fenomeni di abbandono di rifiuti, perché lì dove c'è la rete, dove c'è la rete a delimitare, diciamo, l'ingresso al ponte,
tale rete è stata diretta per l'ennesima volta e praticamente, come vedete dalle immagini, gli incivili hanno abbandonato di tutto all'interno dell'area di cantiere, della futura area di cantiere del Ponte Corleone. Ci spostiamo dal ponte per andare per recarci all'altra parte in direzione a Catania per vedere qual è la situazione. Intanto però sottolineiamo che rispetto al nostro ultimo servizio relativo ai sottopassi di Viale Regione Siciliana nulla è cambiato, qui il sottopasso rimane comunque inaccessibile sia per la presenza di rifiuti sia per le condizioni in cui versa lo stesso. Pensate che questa è la condizione del marciapiede e soprattutto permane il problema per i disabili, per i diversamente abili, che appunto non hanno la possibilità di passare da un lato all'altro del ponte di Viale Regione Siciliana se non attraverso i sovrappassi. Ma il primo sovrappasso qui in linea d'aria è quello di Via Nave, che è molto distante da qui. Ed eccoci qui sul ponte di Via Ernesto Basile per farvi vedere quella che è la situazione in Viale Regione Siciliana in direzione Catania. Come vedete dalle immagini, lì in fondo c'è la strettoia dello svincolo, dell'ultimo svincolo in entrata all'altezza del carcere Pagliarelli, come vedete dalle immagini, laddove si immettono i mezzi, diciamo, dalla bretella laterale sul raccordo fra A19 e A29. Dopo alcuni giorni di tregua, almeno nelle ore mattutine, poi nelle ore di punta purtroppo i problemi si sono ripresentati, anche la corsia centrale nelle ore mattutine nuovamente si è riempita di mezzi. Come vedete dalle immagini, molti sono mezzi pesanti, oltre che automezzi e veicoli, diciamo, di vario genere. Un quadro critico, quello di Viale Regione Siciliana, in attesa, come dicevamo, degli interventi per il consolidamento e per il raddoppio, sui quali si attendono novità con estrema urgenza. Quello della viabilità su Palermo è un tema centrale, è un tema che non riguarderà soltanto Viale Regione Siciliana, ma come ben sapete il Ponte Oreto, l'area della stazione centrale che risente degli effetti di queste criticità sul raccordo fra A19 e A29, ma ovviamente anche l'area del canale Mortilao, su cui sono iniziate la fase 2 dei lavori, l'area di Via Crispi, su quale dovrebbero iniziare a breve, o comunque si attendono già da oltre un anno i lavori sui parapetto laterali. Insomma, un quadro critico in cui la viabilità della città è l'unica sconfitta di tutta questa storia.